Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 98esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV. In questo video andremo ad affrontare la sfida settimanale contro il tempo, sesta prova, valida dal 18 fino al 25 di luglio, e la quale ci vedrà protagonisti nell'affrontare e sconfiggere 20 Bandersnatch nel minor tempo possibile, in un'area meglio conosciuta come Rive del Maiden. Per quanto riguarda le restrizioni di questa sfida sono sempre le stesse, quindi vinciamo nel minor tempo possibile, niente evocazioni, niente spada grandiosa e soprattutto niente anello. Per quanto riguarda il negozietto, identico, spiccicato, copiato ai negozietti delle scorse settimane, quindi non cambia mai nulla. Detto questo, quindi ci ritagliamo un minuto di tempo per parlare bene su come affrontiamo questa sfida e su chi è il nostro nemico. Il Bandersnatch è un nemico bipede, di medie e grandi dimensioni, che dispone di un'ottima quantità di punti vita e di una grande aggressività. Allo stesso modo però questo avversario è sensibile agli attacchi di lancia e soprattutto all'elemento tuono. Inoltre ha una debolezza tutta sua, ovvero se colpiamo frequentemente le zampe posteriori d'appoggio di questa creatura bipede, in breve tempo riusciremo a farla destabilizzare, quindi cadere su un fianco, e a renderla vulnerabile ancora di più agli attacchi già precedentemente citati. Quindi iniziamo a colpire con proiezioni offensive le sue zampe, appena a terra andiamo di combo di lancia. Il tutto avendo già predisposto l'utilizzo della tecnica ausiliare di Ignis elementalista, con la quale, consumando un segmento di barra ausiliaria, otterremo l'elemento tuono. Quindi incrementiamo al massimo i nostri danni sull'avversario. Per quanto riguarda invece le tecniche ausiliarie di Gladio di Prompto, non ho nulla da consigliarvi. Ovviamente ce ne sono alcune che fanno comunque un ottimo danno, ma che purtroppo non vale la pena utilizzare perché impiegano molto tempo nell'esecuzione dell'animazione stessa. Quindi rimaniamo semplicemente su Elementalista di Ignis ogni volta che ne avremo bisogno, quindi per refreshare l'affinità all'elemento tuono. Detto questo, ultimi due consigli velocissimi, ovvero il primo: consumiamo come pasto a un accampamento qui vicino frittura di Zoo, con la quale aumenteremo la densità di tasso critico, quindi la frequenza di questi colpi critici per affrontare il nemico. In alternativa va bene anche il bollito regale, però a mio avviso, per quanto mi riguarda, il critico offre più soddisfazione e più risultati in breve tempo. Detto anche questo, ultimissima info: oltre ovviamente attiviamo la panoplia ogni volta che ne abbiamo l'occasione, anche inizio combattimento va più che bene, è quello di venire preventivamente in quest'area, quindi qui alle sponde del fiume, per ripulire la zona dagli spiralicorni. È normale ragazzi che siano qui perché è il loro habitat naturale diurno, quindi di giorno è normale che troviamo questi cavalli cornuti, però non fanno parte della sfida e quindi attivare la sfida ed eliminare questi nemici significa soltanto farci perdere del tempo, quindi preventivamente ripuliamo tutta la zona, dopodiché ci allontaniamo, torniamo qui riattivando la sfida settimanale e ci concentriamo solo ed unicamente sui 20 Bandersnatch. Detto questo ragazzi, vi ho detto tutto, quindi passiamo a menare le mani ed attiviamo la sfida settimanale contro il tempo, sesta prova. Si comincia! これで決めよう。問題ない。
Ed è così che abbiamo anche completato la sfida contro il tempo, sesta prova, in men che non si dica. Siamo stati bravissimi. E ci abbiamo messo in totale soltanto 252 secondi e 274 millesimi, ignorando ancora di più un mio vecchio tempo di prova. E dunque ragazzi, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 98esimo episodio della nostra serie di Final Fantasy XV tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!